Eccoci qua per una nuova puntata di Vino.com Academy. Oggi mi porto con me in Sicilia. Primo vino di Ciuli, Nero d'Avola 2020, quindi Nero d'Avola, il grande vitigno rosso siciliano. Guardate il colore, brillante, limpido, è un rosso rubino di grande spessore, di grande densità. Naso con timbro aromatico proprio del Nero d'Avola, queste note di melograno, di viscola, con queste sfumature mediterranee, con questo richiamo piccante di alloro e di liquirizia. Al gusto abbiamo tensione e espansione, un tannino piacevole, vivo, sorretto da bellissima freschezza e questo finale salino, che ricorda quasi il cappello, con questa parte balsamica e fruttata che ne fa da padrona. Secondo vino, andiamo sull'Etra, un Etra rosso 2019 in essa, qui abbiamo un Nerello Mascherese, colore un po' più scarico rispetto al Davola, quindi abbiamo un colore un po' più tenue, abbiamo un rosso rubino con che vino un po' granato, un bello spessore, una bella omogeneità di consistenza, e al naso abbiamo tutto quello che il grande suolo dell'Etna dà e questo grande vitigno dà, abbiamo questa sfumatura di pesca gialla, di lampone, abbiamo queste note taglienti, eucalipto, queste sfumature che ricordano la noce moscata. La bocca è tensione e verticalità, tannino tagliente, tannino salato perché ha una grande mineralità e sapidità questo vino, con un richiamo al frutto e una vena fresca che sorregge il tutto, che donano identità e grande longevità per un grande vino dell'Etna. Terzo vino, Cerasuolo di Vittoria Classico, Dorilli 2017, Planeta. Il Cerasuolo è un'appellazione che vede due vitigni come protagonista, il Nero d'Avola e il Frappato. Quindi abbiamo una combo di due grandi vitigni, quindi la densità del Nero d'Avola con la freschezza e l'eleganza del Frappato. Il colore è un rosso rubino intenso, di grandissimo spessore e densità. Abbiamo quasi una sfumatura granata. Al naso è compatto. Abbiamo queste note che ricordano la prugna, la susina rossa, queste sfumature che ricordano il pepe nero con questa nota tagliente e fresca che gli dà il frappato, quindi abbiamo questa parte di menta e salvia. Il patto bello, pieno, ricco, una grande vena acida che ne fa del fappadona con un grande frutto e questo tannino che si amalga bene con questa parte minerale. Richiamo del frutto con una chiusura di grande beva e di grande freschezza. Quindi ragazzi, ricapitoliamo. Nero d'Avola 2020, densità, melograno, viscola e questa parte mediterranea. Etra Rosso 2019, abbiamo la tensione, l'eleganza, la parte terrosa e fresca. Cerasuolo 2017. Abbiamo la combo di due vitigni, la tensione e l'eleganza del frappato con la densità del Nero d'Avola. E adesso non vi resta che comprare, bere e godere!